fatto, io ho anche partecipato ai convegni insieme a lui, non ha mai scritto e non ha mai detto che non ci si debba vaccinare, che i vaccini fanno male, ma ha sollevato semplicemente un problema, è stato radiato, ma non esiste, non è che... Per esempio, quando ho accompagnato un altro medico davanti all'ordine dei medici di Milano, perché lo accusavano di aver detto o fatto qualcosa, ho portato tutto questo elenco di medici, molto più di quelli, che sono regolarmente iscritti, pur essendo stati condannati per omicidio doloso. Cioè, ci sono medici che sono stati condannati per 15 omicidi dolosi. Doloso vuol dire che hanno scientemente ucciso i pazienti. Altri che sono stati condannati per omicidio preterintenzionale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tu non volevi uccidere il paziente, ma dato che sei un professionista, tu sapevi benissimo che facendo quell'operazione, utilizzando quel macchinario, come è successo nei confronti del padre di una mia cliente, utilizzando un macchinario con il quale gli hai bruciato tutte le interiora, è morto dopo giorni di strazianti tormenti, e tra l'altro uno dei più famosi medici legali italiani, il professor Baima Bollone, lo ha definito una esecuzione capitale. Utilizzando quel macchinario, tu sapevi che non era previsto per quel tipo di intervento, non potevi non sapere che lo stavi uccidendo. Quindi è stato condannato, ci sono quelli condannati per omicidio doloso, per omicidio preterintenzionale e poi tutta una serie di omicidi colposi, per esempio, no? Sono tutti regolarmente iscritti agli ordini dei medici. Tutti. Invece, quando io poi ho detto, per esempio, di questi qua, no? Ho detto al presidente dell'ordine dei medici di Milano, sì, ma guardi che questo è stato, per esempio, tratto in arresto, ma avvocato, ma questi sono stati tratti d'arresto, ma mica hanno ancora una sentenza passata in giudicato, fino a prove contrarie sono innocenti. Dico, bene, allora lei mi deve spiegare perché avete chiamato qui il dottore in questione, visto che non mi risulta, non solo che non abbia alcuna condanna passata in giudicato, non mi risulta che abbia neanche una denuncia, non mi risulta che sia mai arrivata neanche una lettera di protesta dal paziente. Allora perché l'avete chiamata all'ordine dei medici? Se il principio è quello della condanna passata in giudicato, c'è qualcosa che non va. Adesso andiamo con l'intermezzo comico per rilassarci un attimo prima di passare alle cose giuridiche. L'intermezzo comico si apre naturalmente con la ministra e con le sue frasi celebri. L'effetto gregge diminuisce in tutta Europa. Viviamo in un paradosso: i paesi del terzo mondo ci chiedono di vaccinare i loro figli, di salvarli dalle malattie che vivono in mezzo a loro, e noi rinunciamo a questo strumento. Ecco, dove sta il trucco? In quella parte in rosso, nelle malattie che stanno in mezzo a loro. Noi semplicemente non ce l'abbiamo in mezzo a noi, quindi faremo tranquillamente a meno di vaccinarci. Probabilmente se stessimo in Centrafrica oppure nel Pakistan, dove c'era ancora fino a un anno e mezzo fa la polio selvaggia, probabilmente ci vaccineremmo contro la polio anche noi. Ma dato che qui la polio non c'è e non è dato capire se mai arriverà, anzi no, perché ci dovremmo vaccinare? Sì. Fino a 60-70 anni, andiamo in Siria, ma tanto non c'è anche lì. Fino a 60 anni fa c'era il vaiolo, la poliomielite. Ecco, brava, ragiona. Fino a 60-70 anni fa, adesso non c'è. La pertosse è una malattia per cui non c'è una cura. Un bambino malato di pertosse viene ricoverato, viene curato con quel che c'è e poi si spera che sopravviva. Allora, già il fatto di definire la pertosse una malattia incurabile è una cosa che lo sta in cielo e in terra. A parte il fatto che secondo la ministra, perché l'ha detto più volte in televisione, il virus della pertosse è invece un batterio. Quindi certo, se tu vai a trattare la pertosse come fosse un virus, senza sapere che invece viene da un batterio, quindi non gli dai antibiotici, quindi automaticamente è vero che è incurabile da quel punto di vista, peggiori solo la cosa clinica. Se poi tu dici che viene curato con quel che c'è, vuol dire che bisogna stare bene attenti a dove stai dentro l'ospedale quando passano quei carrelli, perché se ti passano col carrello della mensa, no? All'orario del pranzo, della cena, ti va anche bene e ti curano con quello, magari con il solito bollito con le patate lesse, no? Piuttosto che con le carotine, e ti va anche bene. Ma se ti passano magari in quel momento quei chemioterapici e magari ti danno quelli quando tu c'hai la pertosse, può essere un problema. Questo è forse uno dei problemi per cui c'è tanta mala sanità in Italia. Se lei non è vaccinata dalla pertosse, lei entra in contatto con quel bambino, con qualcuno a lui vicino, il bambino si ammalerà e morirà probabilmente. Cioè lei è fondamentalmente convinta che la pertosse sia una malattia incurabile, cioè che si muoia di pertosse normalmente. Qualcuno le dovrebbe dire che la pertosse è considerata tendenzialmente, in rarissimi casi, pericolose fino a 6-12 mesi, dopodiché non è assolutamente, no,
pericolosa. Qualcuno glielo dica, perché evita di fare queste figure. Quando ci sono i buchi, i virus camminano, saltellano. Non so come l'abbia visti, però magari. Di morbillo si muore. A Londra lo scorso anno sono morti più di 200 bambini, era il 2014. Contro i virus non ci si può limitare a usare gli antibiotici, e su questo siamo perfettamente d'accordo, no? La scorsa anno in Inghilterra sono morti 270 bambini, porta a porta. Allora, quando lei ha detto che erano morti più di 200 persone di morbillo in Inghilterra, lei parla di cose che non sa, non conosce, non so dove le prenda, tira, probabilmente è come quando si andava in interrogazioni alle superiori, si apre un libro a caso e quella pagina che esce fuori è il dato che dice. Questi sono i dati ufficiali del governo dello United Kingdom. No, io capisco che per lei bisogna spiegare alla ministra che c'è una differenza innanzitutto tra Londra, e Londra non è l'Inghilterra, all'Inghilterra è una cosa, il Regno Unito è una cosa un po' più grande, come vedremo dopo. Galles e Inghilterra sono una cosa un po' più grande dell'Inghilterra, un po' più piccola del Regno Unito, per esempio, molto più piccola del Commonwealth, ma qui andiamo su cose, no, molto molto diverse. E soprattutto che Londra è più piccola, molto più piccola anche della sola Inghilterra, ok? Quando lei ci ha detto che erano morte 200 persone, il dato ci dice che in realtà quell'anno era morta una persona, che era un ragazzo di 27 anni, anche in quel caso affetto da HIV. Come vedete, i dati si fermano al 2013, perché dal 2014 in Inghilterra, dove, ricordo, le vaccinazioni non sono obbligatorie e dove, ricordo, secondo la scienza ufficiale c'è stato un brusco crollo delle vaccinazioni in conseguenza del famoso studio di Wakefield. Qui ci hanno detto, ah, lì muoiono tutti di morbillo perché hanno smesso di vaccinarsi per lo studio di Wakefield. Ebbene, come vedete, sono quelli che stanno meglio, non muoiono più, perché si vaccinano forse di meno, forse era quello. Dal 2013 non ci sono dati più, se lo andate a cercare, quello che ho cercato io, fino a 3 mesi fa ancora era questo, perché non ci sono stati più casi di decesso. Quando ha detto che nel 2014 c'erano stati 270 morti solo a Londra, questo è il dato ufficiale, che dato che non c'è nessun morto, non hanno aggiornato quell'altro, sono dovuto andare a vedere i casi, no, perché il dato dei morti non ci sono, andiamo a vedere quanti casi di morbillo c'erano stati. Lì è, come vedete, unito il dato sia dell'Inghilterra che del Galles insieme, che quindi sono comunque un po' più grandi di Londra tutti e due, no? Nel 2014 in tutta l'Inghilterra e Galles c'erano stati, come vedete, 130 casi di morbillo. Ora capisco che la ministra abbia dei problemi in medicina, perché ha una maturità al liceo classico, capisco che abbia dei problemi, come abbiamo visto prima, probabilmente anche in matematica, capisco tante cose, però sicuramente la matematica, no, su quella non si può disquisire. Se ci sono stati solo 130 casi, è difficile che ne siano morti 270. Penso che su questo possiamo essere tutti d'accordo. Diritto, questa è la legge. Sgombriamo ancora il campo, perché purtroppo a distanza di mesi c'è ancora gente che me lo chiede, perché ancora teme che qualcuno gli possa arrivare a casa e gli possa vaccinare in maniera coercitiva. Allora, la legge non prevede alcuna coercibilità, ma non era prevista neanche prima, quando c'erano solo i 4. Cioè, il fatto che la legge dica che sono obbligatori non implica che siano coercibili, vuol dire che sono obbligatori, se li vuoi fare li fai, se non li vuoi fare ci sono delle conseguenze, che sono per i bambini 0-6 la sanzione amministrativa pecuniaria e la possibilità di non andare all'asilo nido e alle scuole materne. Per quelli che sono 6-16 c'è solo la sanzione amministrativa, punto. Non c'è scritto da nessuna parte che qualcuno ti arrivi a casa e ti vaccini tuo figlio se non lo vuoi fare, ok? Quindi la disciplina per chi vale? Vale per le scuole pubbliche, per le scuole private parificate e non, per le scuole parentali. Non vale per chi? Associazioni per il tempo libero, ricreative, baby parking, homeschooling, eccetera, 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 tutte quelle strutture che non svolgono attività didattica, sulle quali noi stiamo lavorando, perché abbiamo lanciato un progetto pilota in Veneto e cercheremo poi di esportare questa sorta di format, se andrà bene, anche nelle varie regioni, perché è giusto che anche le famiglie che ritengono di non voler vaccinare i loro figli abbiano comunque la possibilità di avere un parcheggio, perché alla fine questo è. Non ci dobbiamo dimenticare che gli asili nido, le scuole materne, che negli ultimi anni, anche in base alle normative, alla normativa sulla cosiddetta buona scuola, che invece hanno massacrato, e anche quelle precedenti, hanno dato un'importanza anche notevole, soprattutto agli anni della materna, tant'è che l'ultimo anno di materna veniva considerato una sorta di prescrizione alla prima elementare, si faceva la prescrittura, eccetera, eccetera. Anche poi ci sono molti insegnanti che in realtà preferiscono in prima elementare avere bambini tabula rasa, che non abbiano mai fatto nulla, per poter lavorare meglio,
quindi non magari andare ad incidere su qualcosa che è stato spiegato in un modo e che loro invece vogliono spiegare in un altro, ok? Tant'è vero che per esempio nei paesi scandinavi fino a 7 anni neanche iniziano né a scrivere né a far di conto, perché è considerato che fino a 7 anni il bambino deve fare altro, deve disegnare, deve giocare, fare attività ludiche, ma non deve fare quelle cose. E non è che siano più incivili di noi, mi risulta, purtroppo. Quindi stiamo lavorando su queste associazioni per il tempo libero che svolgano tutta una serie di attività che non siano riconducibili all'insegnamento e che quindi non siano sottoposte. Naturalmente ci sono ASL con soggetti strani, un po' strampalati, talvolta anche qualche sindaco è strampalato, come non è sicuramente il caso di quello che avete qua fortunatamente, che hanno intimato ad alcune persone che stavano iniziando a costituire delle associazioni di questo tipo dicendogli no, ma voi rientrate lo stesso nella normativa, no, perché sei una capra, sei ignorante, imparate a leggere le leggi, prenditi un avvocato bravo che te la sappia leggere, te la sappia spiegare, ti sappia dire che cosa rientra e che cosa non rientra nella legge, perché non è che, cioè, da quando è uscita questa legge, da quando è uscita la 119, sembra che in Italia esista solo questa. E quindi i medici smettono di fare i medici perché qualcuno gli dice che non lo devono fare, dimenticando il giuramento di Ippocrate e tutte le normative conseguenti. Ci sono direttori didattici che hanno smesso di fare direttori didattici e che hanno dimenticato che un provvedimento amministrativo consegue un procedimento amministrativo di un certo tipo, che abbiamo più di 150 anni di storia e più di 70 anni di storia repubblicana, no? E che quindi abbiamo tante leggi prima sulla privacy, sul procedimento amministrativo, non è che esiste solo la 119, però pare che esista solo quella, forse perché le altre lo riconosco che sono ignoranti. Strategie giudiziarie, che cosa abbiamo detto noi come Auret? Abbiamo indicato alle persone, alle famiglie un percorso, che è il percorso, come avrete visto, da genitori responsabili. Cioè noi non abbiamo detto voi che non dovete vaccinare i vostri figli, noi abbiamo detto che un genitore deve essere responsabile. Per essere responsabile, un genitore, prima di dire se vaccinare o no il proprio figlio, che cosa deve fare? Si deve informare. Deve sapere come sta il proprio figlio, quindi deve sapere se il proprio figlio è immune a qualcosa, già, e quindi evitare di fare le stesse vaccinazioni per le cose che è già immune, e quindi in questo imperfetto adempimento dell'articolo 1,2 della legge 119. Fanno esami anticorpali e vediamo per cosa è immune. Oppure vedere lo stato di salute di un bambino, perché il genitore non è che ha il diritto, il genitore ha il dovere di sapere come sta suo figlio per fare la scelta giusta, che poi la scelta giusta alla fine, quando si è informato, quando ha fatto tutti gli esami, sia vaccinare o non vaccinare suo figlio, è una sua scelta. Io non mi sono mai permesso di dire a un genitore che ha vaccinato il figlio hai sbagliato, come dicono gli altri. Il genitore che ha vaccinato il suo figlio ha fatto una sua scelta, che è assolutamente legittima, perché alla fine, ricordatevi bene, che se dovesse succedere qualcosa a suo figlio, non è come disse qualche anno fa l'ex ministro della salute, che all'atto della istituzione del vaccino contro il papillomavirus e l'introduzione, no, per le bambine sui 12 anni, mandò una lettera a tutti i genitori che avevano delle bambine in età vaccinale dicendo dobbiamo tutelare le nostre figlie. No, non sono le nostre figlie, non sono le sue figlie, perché se poi quelle ragazze, come è successo, staranno male con quel vaccino o con qualsiasi altro vaccino, ricordatevi sempre che non saranno anche i loro figli, saranno solo i vostri figli, e verrete lasciati soli come siamo stati lasciati noi, e dovrete combattere contro le ASL che vi mentono, contro le ASL che non vi danno quello che vi dovrebbero dare, contro l'INPS che non vi riconosce l'invalidità o che non vi riconosce l'indennità di accompagnamento. Dovrete lottare contro quelle scuole che non vi danno il sostegno. Dovrete lottare contro tutte e contro tutti. Dopo, se avete tanti soldi e vi potete permettere un avvocato bravo, a prescindere da quanto costi, va bene, ma tutti gli altri come fanno? Per tutti gli altri cerchiamo di creare associazioni come Auret che cerchino di darvi una risposta e che cerchino di bypassarvi tanti problemi. A questo servono le associazioni. Ricordatevi sempre che chi lavora per le associazioni lo fa per le associazioni e lo fa naturalmente per voi, ma chi non lavora per le associazioni probabilmente lo fa per se stesso, il che è molto peggio. Quindi noi abbiamo detto di andare da proprio a chiedere gli esami, depositare l'autocertificazione e poi fare fide, reclami, denunce e quant'altro. L'iter è quello appunto di andare dal medico,
e di farsi prescrivere gli esami. Che cosa è successo però? Che in realtà i medici sono stati raggiunti da, come dicevo prima, le circolari del ministero che dicevano che non dovevano rispondere alle richieste di Auret. Cioè noi siamo diventati così importanti che addirittura il ministero ha scritto Auret. Il FNOM CEO, cioè sia quello nazionale che i vari organismi provinciali dei medici, hanno parlato che i medici non dovevano rispondere alle richieste di Auret. Ma Auret non ha fatto delle richieste, non ha imposto nulla a nessuno. Auret ha dato dei consigli, perché in un paese normale, se i medici fossero preparati, il percorso quale sarebbe? Io genitore vengo da te medico e ti dovrei dire: io voglio verificare, dottore, se mio figlio è immune per poter avere l'esonero, oppure se mio figlio sta male per poter avere l'esonero o il differimento. Che cosa dobbiamo fare? In un paese normale il medico ti dovrebbe dire: allora, per quanto riguarda la problematica dell'immunità, facciamo tutto questo bel elenco di esami anticorpali; per quanto riguarda invece la possibilità di essere esonerato per problemi di salute, facciamo quest'altro tipo di esami. E ve li dovrebbe prescrivere lui. Ma dato che in Italia questo non succede, non succede non solo perché gli hanno detto di non farlo, ma non succede perché non sanno neanche di quale esame stiamo parlando, e se voi glieli portate dopo a leggere non ve li sanno neanche leggere, perché questa è la tragica realtà. Allora Auret, ma non l'avvocato Mastalia, che pure ha un'esperienza che vi poteva scrivere anche lui, ha buttato giù un suo broigliaccio di quali potevano essere gli esami, e poi che cosa ha fatto? Ha fatto quello che fa un professionista serio, lo manda ai medici che conosce, che collaborano con l'associazione, che li hanno guardati e hanno detto quali erano gli esami, se quelli andavano bene, se non andavano bene, andavano bene tutti, e ne hanno aggiunti anche di loro. Quindi l'elenco di esami che noi abbiamo indicato alle famiglie non sono il frutto del parto di Roberto Mastalia o di Sandra o degli altri referenti regionali o del direttivo nazionale, ma sono il frutto del lavoro di medici. Quindi quando per esempio nei giorni scorsi sono arrivate un paio di simpaticissime lettere da parte degli organismi provinciali dei medici, ai quali i pediatri avevano mandato le nostre lettere dicendo: questi mi chiedono queste cose, cosa devo fare? Allora ci hanno scritto questi organismi provinciali dicendo che quegli esami non hanno alcuna rilevanza, allora risponderemo: andate a parlare con i veterinari, mettetevi d'accordo, no? E poi ci dicevano un'altra cosa: noi auspichiamo che voi abbiate fatto fare questo elenco da un medico che sia regolarmente iscritto all'ordine. Allora, a prescindere dal fatto che un medico è tale anche se non è iscritto all'ordine, ma quelli a cui l'abbiamo chiesto noi sono tutti regolarmente iscritti all'ordine, no? Ma un medico è tale lo stesso, perché uno è laureato in legge quando si laurea in legge, non quando fa l'avvocato, ok? Quindi quando per esempio, come diceva prima il dottor Mastrangelo, sempre il simpatico professor Burioni, nei mesi scorsi, quando è stato era stato radiato il dottor Gava, aveva simpaticamente detto che da quel momento in poi l'avrebbe chiamato signor Gava e che con il suo camice avrebbe potuto al massimo fare il macellaio, dovrebbe capire che in realtà sta dicendo un sacco di castronerie, perché il dottor Gava, anche qualora, e non succederà, no, dovesse essere veramente radiato dall'ordine dei medici, perché a tuttora è tutto naturalmente bloccato, ci sarà un appello, poi andranno davanti a un giudice vero e si vedrà come va a finire la cosa, no? E io ho un sentore di come andrà a finire, in maniera positiva naturalmente, sia per lui che per gli altri, no? In realtà è sempre un medico, anche qualora non fosse iscritto all'ordine, è sempre un laureato in medicina, quindi sempre dottore è. Quindi è un'idea un po' confusa, ma d'altra parte è lo stesso che rispondendo ad alcuni in internet si era confuso tra il SABIN e il SOLC di vaccino antipolio, per cui un po' di confusione c'era anche lui. Quindi ci hanno detto non solo che doveva essere, auspicavano che fosse stato redatto da un medico iscritto all'ordine, ma ci chiedevano anche di dirgli chi era per parlare con lui. Cioè, io vengo da una generazione, ahimè, ho più di 50 anni, che vedeva Carosello e vedeva anche il cartone animato che c'era di Carosello dove c'è scritto "c'ho scritto Giocondo". Non c'ho scritto Giocondo, naturalmente. E qui vai e ci divertiamo. Quindi noi ai nostri associati abbiamo detto di depositare sia l'11 settembre per quanto riguardava i bambini 06 o 05, possiamo dire, perché poi a 5 anni, 5 anni e mezzo puoi scriverlo direttamente alla prima elementare bypassando il problema dell'ultimo anno, o anche gli altri. Abbiamo chiesto di depositare un'autocertificazione che non era in linea con l'autocertificazione ministeriale che dicevano loro, ma d'altra parte la legge ci parla di autocertificazione facendo riferimento alla legge sull'autocertificazione, no? Sull'atto notorio, nella quale non c'è un prototipo,
anche perché siete voi che dovete autocertificare qualcosa, quindi non possono essere né il ministero né qualcun altro dire che cosa dovete autocertificare voi, perché o vi dicono che dovete certificare voi quello che pare a loro, oppure se vi dicono che dovete autocertificare, autocertificate quello che vi pare a voi. E quindi noi abbiamo detto di autocertificare che avevano iniziato un percorso, stavano iniziando un percorso per accertare tutte quelle cose lì, se il bambino era immune, se il bambino aveva altre problematiche. Una volta ultimato questo, avrebbero poi provveduto a farlo vedere al pediatra, che non ci avrebbe capito niente, oppure alla ASL, che non ci avrebbe capito niente lo stesso, però questo era il percorso, per verificare come stava effettivamente il bambino. Certo, poi ci sono stati dei problemi. I pediatri che non te li prescrivono, le altre che ti dicono di no, non è un nostro problema, sono loro che ci stanno mettendo in maniera assolutamente illegittima e anche illegale, secondo noi, i bastoni fra le ruote. Perché noi abbiamo indicato, tra l'altro, ad alcuni genitori, di fronte al diniego del medico, di fare un risposto, di fare una denuncia per abuso d'ufficio, per omissione. Perché il medico, nel momento in cui non ti prescrive quelle cose, dicendoti io non te le prescrivo perché il ministero mi ha detto con la circolare di non farlo, perché la ASL mi ha detto che non te li posso prescrivere, quella è un'omissione data d'ufficio. Cioè tu sei un medico, sei un libero professionista, non è che ti può arrivare qualcuno a dirti che devi fare o non devi fare qualcosa, perché in quel momento se tu fai quello sei un lavoratore dipendente, non sei più un medico, non sei più un libero professionista, e questo non è giusto. Ok? Ok, adesso vado avanti. Quindi il consenso, si è parlato del consenso, molti che magari hanno comunque mandato via il documento dicendo che si impegnavano a fare la vaccinazione nei mesi successivi, hanno paura di essere denunciati per falso, non è vero assolutamente niente, si parla di consenso informato. Io tengo convegni per medici, per avvocati sulla responsabilità medica e il consenso informato. Il consenso può essere in medicina, innanzitutto deve essere richiesto nell'immediatezza della prestazione, non con mesi, giorni o mesi precedenti, ma un giorno prima, due giorni prima al massimo. Numero due, il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. Se vi prendono, vi stanno operando, vi portano in sala operatoria e vi stanno somministrando i farmaci per addormentarvi, fin tanto che voi siete capaci di intendere di volere, potete in qualsiasi momento dire no, revoco il consenso, non lo voglio fare più. A quel punto i medici e i paramedici potranno anche imprecare, bestemmiare in turco, in aramaico, fare tutto quello che vi pare, insultarvi, farvi di tutto, ma non vi possono più operare, perché voi avete tutto il diritto di revocare il consenso fino a quel momento, e quindi vi devono riportare in stanza. Questi sono i vari esoneri, questo è quello che dicevo prima, le strategie giudiziali, ricorsi al TAR, per quali motivi? Ricorsi al TAR per violazione soprattutto del procedimento amministrativo, si possono fare denunce anche per violazione della privacy, perché tra l'altro un'altra cosa di cui siamo molto felici è che ai primi di settembre il garante della privacy ha confermato integralmente quello che noi avevamo detto fin da maggio, cioè che in questa legge c'erano dei problemi di privacy che secondo noi forse non sono stati neanche messi a posto surrettiziamente dalla finanziaria, nella quale hanno infilato un emendamento per modificare la legge pensando di bypassarla, ma secondo me non bypasseranno in quel modo lo stesso la privacy. E ci sono state delle pronunce da parte del TAR della Lombardia e del TAR della Campania che hanno riconosciuto in questi giorni con provvedimenti cautelari la bontà dei ricorsi che sono stati presentati contro dei provvedimenti amministrativi che sono stati fatti in violazione del procedimento. Quindi speriamo di poter continuare così. La speranza da parte nostra qual è? Questa qua, quella frase che disse Tiberio nel film I soliti ignoti, che era Marcello Mastroianni: rubare un mestiere impegnativo ci vuole gente seria, mica come voi, voi al massimo potete andare a lavorare. Ecco, il nostro vantaggio è che purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi la pubblica amministrazione italiana c'è gente che non è entrata lì perché era brava, ma semplicemente perché nei concorsi è stata aiutata da qualcuno, e allora noi dobbiamo puntare su questo, il fatto che loro al massimo possono andare a lavorare. Purtroppo non fanno neanche quello. Le sanzioni sono amministrative, i ricorsi al giudice di pace, andiamo avanti. Chiudo con quelle che è la cosa che in questi mesi ho detto sempre: la differenza tra Stato assoluto e Stato democratico. Lo Stato assoluto è quello in cui un dittatore o un sovrano ci dice quello che dobbiamo fare e ci concede dei diritti che non abbiamo per nascita. Lo Stato democratico invece è quello Stato nel quale un soggetto, nel momento in cui nasce già portatore di diritti.
è lo stato in cui dovremmo vivere in questo momento, per esempio a differenza del periodo della monarchia, nella quale avevamo lo statuto albertino, che non era una costituzione che ci eravamo dati noi, ma era una costituzione che ci aveva dato il re. In questo caso abbiamo una costituzione del 48 che è stata fatta da noi, e noi abbiamo individuato una serie di diritti. Quindi che cosa ha fatto però questa legge? Ha messo di fronte due categorie di persone: una moltitudine di sudditi ignoranti che fanno le cose senza interessarsi, poi a prescindere che vaccini o meno, però comunque la moltitudine di sudditi ignoranti che non ragionano, non si informano, anzi se tu gli vai a parlare di vaccini, della possibilità che possano arrecare danno, ti dicono no, non me lo dire, preferisco non sapere. Se poi succede qualcosa a tuo figlio, ti ricorderai che per tutta la vita lo dovrai sapere, forse è meglio pensarci un attimo prima. Ha messo una moltitudine di sudditi ignoranti contro un manipolo, inizialmente pochi, ma stiamo diventando sempre di più, di persone invece che si sono informate. Questa cosa è successa anche 2500 anni fa, quando, come abbiamo visto, una moltitudine di sudditi ignoranti, che erano i persiani e che obbedivano al loro dio re Serse, cercò di invadere, no, la civilissima, democraticissima, evolutissima Grecia, e furono bloccati alle Termopili da chi? Da un manipolo di pochi soggetti, che erano gli Spartani, che non combattevano come gli altri per il loro dio re, perché Leonida non era un dio re, Leonida era semplicemente il re, era quello che i latini avrebbero detto un primo inter pares, cioè era il primo ma tra soggetti che erano tutti uguali. Quindi gli Spartani non combattevano per Leonida, combattevano per le loro famiglie, per le loro figlie, per i loro diritti, esattamente quello che stiamo cercando di fare noi, e dobbiamo cercare di farlo tutti insieme. Se saremo uniti potremo fare come hanno fatto loro e cercare di vincere quello che è una palese ingiustizia. Chiudo con alcune frasi innanzitutto di questi due grandi uomini che hanno informato la mia persona, prima come sottufficiale accademista dell'Arma dei Carabinieri e poi come avvocato. La prima, ricordiamocela fra poco tempo, il 4 marzo, è che la rivoluzione si fa nelle piazze con il popolo, ma il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale con la matita in mano. È una frase di Paolo Borsellino. Quest'altra invece è una frase di Bertrand Russell: il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi. Questa, mi scuserà, ma naturalmente non è ogni riferimento a fatte persone, no, è in questo caso veramente mio casuale, no? La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo, e dobbiamo stare molto attenti a questo. Queste sono le nostre linee guida che abbiamo licenziato nel settembre scorso, poi a ottobre abbiamo fatto una seconda edizione. Questa è l'anteprima, perché l'ho finito di fare ieri, dovrebbe essere, diciamo, la copertina delle linee guida che faremo nei prossimi giorni. Mi stanno picchiando soprattutto Sandra perché le aggiorni, no? E questa è la nuova copertina. Quindi vi ringrazio, scusate se mi sono dimenticato. Bene, ringrazio l'avvocato Mastalia e diciamo è mezzanotte e 20, chiaramente sono state delle lezioni molto interessanti. Se vogliamo darci 5 minuti per delle domande, se qualora ci fossero, in modo tale che ci possano essere delle risposte, in modo tale che per mezzanotte e mezza chiudiamo. Una notizia, perché è tutto finanziato dalle mamme, questo convegno. Chi vuole libertà di scelta può partecipare all'offerta, c'è un bussolotto qui all'uscita per contribuire a questo evento, e ce ne saranno altri. Quindi, come ha detto il sindaco, avanti con le domande. Io non posso, non lo aspetta. Ok, Patrizia, facciamo. Prego. No, ma è uguale. No, adesso devo parlare. Prego. Vengo là o parlo? Ma penso che si sente, se no. No, io volevo chiedere all'avvocato una cosa un pochettino più pratica in termini giuridici, nel senso, io ho un bambino, ovviamente non vaccinato, e non intendo assolutamente vaccinarlo, di 2 anni e mezzo, che a settembre dovrebbe andare alla scuola dell'infanzia o alla scuola primaria, non so, la scuola dell'infanzia si chiama. Che devo fare tecnicamente per farmelo prendere a scuola? L'altro sto già procedendo con la procedura, ho 8 anni, quindi abbiamo mandato la lettera raccomandata che chiediamo lì in particolare di avere il consenso informato, quindi di essere convocati per un incontro prevaccinale nella quale ci spiegano tutte le cose che sono state dette fin qua, quali sono i pro e i contro dei vaccini. Ma con il bambino di 3 anni come faccio a farmelo prendere, visto che non è già stato preso? Allora, facciamo tutte le domande, avvocato, facciamo tutte le domande, così almeno poi dopo facciamo le risposte, se no è... prego.
Prego. Sì, sì. Mi chiedevo, così è una curiosità mia, se oltre alla peste bubbonica si ha notizie di altre malattie che sono state sconfitte senza bisogno dei vaccini, per cui i vaccini non sono stati inventati. C'è anche la spagnola che nel 1918 aveva ammazzato milioni di persone, non è che è scomparsa, è una forma influenzale che fa parte del ceppo H1N1 tra l'altro, ma il ceppo non è mai stato così dannoso. Rispondiamo alla fine, ok? C'era un'altra malazzata, prego. Al fatto che un dottore ammetta che la scienza sia incerta, però allo stesso tempo porta degli articoli scientifici che lei ovviamente prende da PubMed e da PubMed. Quindi mi chiedo, ad esempio, magari estrapolato un'altra cosa, un'altra, una magari terapia nuova, no? Io vado lì, cerco su PubMed, ma su PubMed trovo milioni di articoli di cui il 50% di sono a favore di qualcosa, per esempio la vaccinazione, il 50% a favore. Quindi lei cosa consiglia di come elaborare queste informazioni contrastanti nell'incertezza della scienza? Questo. Ok, prossimo, prego. Prego, sì sì. Sì, una domanda per l'avvocato. Perché siccome io avevo già proceduto a inviare la lettera al medico per la richiesta degli esami, per un mio, io ho due figli comunque già in età sopra i 6 anni, e il medico ovviamente non ha voluto sapere niente, mi ha fatto la ricusazione immediata, seduta stante dei... Adesso io ho trovato un altro medico, devo rifare la stessa cosa con l'altro medico, e nel caso anche questo, perché io, il pediatra che c'era prima con i vaccini ci ho discusso prima del decreto e già abbiamo dato i rapporti, con il medico questo qui mi ha ricusato i bambini, se vado da un altro e mi si ripropone ancora la stessa scena, che devo fare? Devo continuare a mandare raccomandate richiedendo gli esami e poi cercare un altro medico eventualmente, oppure no? Ok, altre? Tutte mani alzate. Allora no, prima dietro, ovvia. No, no, la signora più davanti, che sto appuntando io. Ricordiamo. Prego. Vai, vai. Quando si chiede di fare il vaccino antimorbillo in ambiente protetto mentre loro convocano di farlo in un ambulatorio? Domanda al medico questa, ok? Cioè, il luogo in cui deve essere fatta la vaccinazione. Dietro. La richiesta è specifica. Prego, dietro. Mano. Sì. Io ho la bambina che ormai è il secondo anno che va dalle suore, ma quest'anno non l'ho potuta iscrivere perché non l'ha accettata, perché non è vaccinata. Dove la posso mandare? La bambina, per me va peggio anche per gli altri. Ti ha risposto l'avvocato prima, però dopo rispondo io dopo. Sì, perché non deve essere esonerati perché siamo ai tempi degli ebrei, nel senso che non devono essere esonerati perché non sono vaccinati, cioè devono stare inventando gli altri. Faccio, diciamo, facciamo rispondere l'avvocato direttamente, che è meglio, sì. Allora, per quanto riguarda chi ha seguito le linee Auret per la scuola dell'infanzia, che adesso a giorni hanno avuto delle convocazioni della ASL che vanno per ricevere informazioni e escono senza un successivo appuntamento, domanda: la prossima scadenza qual è? Ci sarà poi un'espulsione? È marzo, è luglio? Cosa succederà? Non è chiara questa cosa. Bene, partiamo con le domande al dottore, poi magari andiamo su quelle legali, sì, perfetto. Bene. Se le ricorda, dottore, quali erano? Sì, perfetto. Allora, le malattie diciamo, che sono andate via senza vaccinazione sono tutte quante quelle infettive, nel senso si sono drasticamente ridotte, perché quei grafici che io ho fatto vedere per il morbillo si estendono pari pari alla poliomielite, si estendono alla difterite, alla pertosse, il tifo, il paratifo, il colera, tutte quante queste malattie che sono svanite o comunque non sono più una minaccia,
nel momento stesso in cui le condizioni di vita sono migliorate, le condizioni di vita ed igieniche sono migliorate. Quindi è su quello che noi dobbiamo puntare. Io faccio sempre il controesempio che lo faceva Montagnier con il virus dell'AIDS. Lui dice i vaccini, c'è un'intervista in cui dice i vaccini, noi crediamo in questo totem dei vaccini. Voi andate con i vaccini per l'AIDS nelle zone dove la gente vive all'aria aperta, si nutre dei propri escrementi molte volte, beve un'acqua che fa schifo, non mangia, ha infezioni intestinali, ha tutti questi problemi. Se poi andate con i vaccini lì, non gli fate assolutamente nulla, perché il problema è un altro, sono le condizioni igieniche e di vita. Questa è la risposta alla sua domanda. La risposta all'altra domanda è, allora io parto da un principio, e il principio è: se noi vogliamo rispondere alla scienza che sbandierano in televisione, no? Rispondiamo con gli strumenti della scienza. E se io ho messo l'etichetta di PubMed su tutti gli articoli che ho citato, è stato perché quello è il modo di fare della scienza ufficiale, tra virgolette. Non ho detto che quello è il modo migliore, perché basti citare Richard Horton, che è stato direttore di The Lancet per diversi anni, quindi una delle riviste più importanti, che ha detto dichiaratamente e non ha mai smentito che un buon 50%, io credo anche un 80% della letteratura pubblicata è falsa, perché è costruita da gente che ha interesse a vendere, non da gente che ha interesse a curare. E qui poi si aprirebbe tutto un altro capitolo. Quindi, a parità di tutto, se usiamo i loro stessi strumenti, noi vediamo quella constatazione che ha fatto lei, che c'è scritto tutto, è il contrario di tutto. Va bene così, confrontiamoci su questo. Però sappiamo che non c'è scritto solo quello che ci dite voi in televisione, c'è scritto anche tutto quell'altro che vi ho mostrato io. Quanto riguarda l'ambiente protetto, io francamente non saprei cosa dire, e perché in buona parte non conosco la problematica, e perché penso che se uno fa una vaccinazione con virus vivi attenuati, no? Sta diffondendo un contagio, non sta proteggendo nulla e nessuno. Quindi fare in ambiente protetto la diffusione di un virus, io francamente io penso che sia riferito al fatto che il bambino o l'adulto, non so, ha una problematica e quindi gli hanno consigliato una vaccinazione in ambiente protetto. Anche le precedenti sono già state fatte. Hanno fatto in ambiente protetto. Adesso invece non le vogliono più fare. L'ultima l'ha fatta nel 2008, Sì, lei lo fa. Lei lo chiede per iscritto, manda una raccomandata, chiede per iscritto che sia fatto in ambiente protetto, se lo vuole vaccinare, e esige che sia fatto in ambiente protetto. Se non lo fanno in ambiente protetto, lei dice non lo faccio, e se dovessero fare una sanzione si opporrà, ma vuole una risposta scritta. Dovete imparare che a parte le chiacchiere, quello che conta sono le cose scritte, ok? Questo rispondo anche agli amici che dicevano qua, no, delle lettere eccetera eccetera. Allora, è bene che magari quando uno va a parlare col pediatra, no, magari glielo dica a prima voce se che cosa ha intenzione di fare, che atteggiamento avrà nei vostri confronti. Però la risposta alla fine dovete chiedere sempre di scritto. A parte il fatto quella della esclusione, no, della recusazione, è una cosa che loro possono fare. Però vedete, anche in questo caso siamo di fronte a una sorta di schizofrenia, di bipolarismo, perché quando gli fa comodo i medici fanno finta di essere liberi professionisti, quando non gli fa comodo fanno i lavoratori dipendenti. Allora, nello stesso momento il pediatra che vi ricusa avvalendosi della normativa che gli consente, in qualità di libero professionista, come anche un avvocato, di ricusare un cliente. Io, se c'è un cliente, in qualsiasi momento mi può togliere l'incarico, in qualsiasi momento io posso dire guarda, non ti voglio portare, no? Fatto salvo una certa salvaguardia che va data sia da parte dell'avvocato che da parte del medico, comunque ti devi seguire per un certo periodo di tempo fin tanto che no, non c'è la nomina dell'altro medico.
Ma nel momento in cui lui si avvale di questa normativa, che quindi dice io sono libero professionista, faccio come mi pare, perché se fosse un lavoratore dipendente, se fosse un impiegato comunale del sindaco e stesse nell'ufficio anagrafe, no, piuttosto che un altro ufficio, non è che arrivando un cittadino a chiedergli una cosa dice no guarda, io ti ricuso a te non ti rispondo, perché un lavoratore dipendente non lo può fare. Okay? Però nel momento in cui lui si avvale di questa legge dicendo di essere un libero professionista, automaticamente, in base a quale motivazione? In base alla motivazione sono un lavoratore dipendente e quindi la ASL mi ha detto di fare questo. Quindi c'è questa... Loro in realtà dicono se è venuto a mancare il rapporto fiduciario, cioè tu fidati, tu non ti sei fidato e allora... Sì, no, ma io prima ti ho detto a voce, io prima ti ho detto a voce, ascolta io voglio fare questo esame, a voce mi rispondo di no, allora a quel punto io ti mando per iscritto e voglio che tu mi rispondi per iscritto. Eh no, ma non mica mi hanno risposto, mi arriva la raccomandata, ma con la quella è automaticamente una risposta, io pretenderei una risposta scritta, allora lei mi deve dare una risposta scritta perché poi in base alla risposta che mi dà valuterò se fare un esposto penale. Risposto, no, ma mi sarebbe risposto con raccomandata, no? No, ma l'ASL, perché lui ha scritto direttamente all'ASL, ha detto che lo ricusava e quindi l'ASL ha scritto a lui che l'aveva ricusato, ma non ha mai risposto direttamente. Questo non è un comportamento corretto da parte del medico, è quello che succede normalmente, ma non è un comportamento corretto da parte di un libero professionista, perché se una persona mi scrive a me come avvocato, no, mi dice guarda avvocato, secondo me lei non si è comportato bene in quella causa, non è che scrivo all'ordine degli avvocati, no, io lo ricuso, cioè scrivo a lei, guardi, è venuto a meno il rapporto fiduciario, ma io scrivo a lui, non scrivo all'ordine dei medici, no, e gli spiego il perché. Quindi lei ha diritto ad avere una risposta da parte del medico, perché sennò comunque sta omettendo una risposta che lei è assolutamente, che lui è tenuto a dare, e lei è assolutamente legittimata a richiedere. Ma io quindi adesso dovrei rifare la stessa... Se non vuol fare, noi non imponiamo niente, noi diamo dei suggerimenti. No, poi per esempio in quel caso uno avrebbe potuto fare l'esposto, se uno vuol fare l'esposto lo fa, se non lo vuol fare non lo fa. I bambini hanno più di 6 anni, quindi uno può continuare tutti i pediatri che trova, se finiscono i pediatri a un certo punto può continuare con i medici, perché essendo sopra i 6 anni può passare anche al medico. Sì, sì, no, questo è il medico. Ecco, quindi continuate, se volete. Tanto guardate, detto internos, certo è un problema perché poi i medici, quelli privati, no, sono a pagamento purtroppo, però alla fine sono gli unici che paradossalmente vi possono dare le risposte migliori. Perché? Perché sono gli unici che ci vengono a voi, perché sanno che, che se vi ricusano, quelli alla fine del mese non mangiano. Perché questa è la differenza fondamentale. Per esempio che ho fatto tante volte, se noi prendiamo due ragazzi che hanno fatto la stessa facoltà di medicina, uno era bravissimo, prendeva sempre, facciamo finta, 30 e lode, si è laureato con 110 e lode, quell'altro prendeva 21, 18, 25, 30, 30 e lode, alla fine si è laureato con 90, ok? Vanno a fare la specializzazione, la richiesta, quello che era bravissimo, facciamo finta di essere un paese normale dove si va avanti per meritocrazia, quello che si è laureato con 110 e lode e bacio accademico, vuole fare il pediatra e quindi riesce ad entrare perché è più bravo di tutti direttamente alla specializzazione di pediatria. Quell'altro invece, combattendo, mettendoci un sacco di impegno, per il rotto della cuffia riesce a essere l'ultimo che arriva a prendere la specializzazione in pediatria. Il primo, che era molto bravo, sempre facendo finta di essere un paese normale, che cosa fa? Diventa un pediatra convenzionato con l'ASL. L'altro non ce la fa e quindi diventa automaticamente un pediatra normale, cioè privato, che quindi te lo devi pagare. A un certo punto quello lì, che era bravissimo e che è diventato convenzionato, avrà nel giro di poco tempo, sarà, soprattutto se sta in realtà più piccole, sarà pieno, avrà quei 1500 pazienti, magari 1500 pazienti, che gli garantiranno quei 10.000, magari 15.000 forse anche euro al mese, tra tutto quanto. Quell'altro invece no. Quindi il primo che cosa fa? Smette di studiare, non si aggiorna, non ha più il libro, ammesso che l'abbia aperto prima, perché se era bravo forse l'aveva aperto prima, smetterà completamente di studiare, non si aggiornerà mai, si limiterà a fare lo stretto indispensabile, a prescrivere le cose dozzinali, per qualsiasi altra cosa che vada al di là, a differenza dei medici una volta, vi manderà dallo specialista. Poi dato che questa è la mia materia, vi posso anche dire che molto spesso quando vi mandano dallo specialista generico o vi dicono di andare a quello della ASL, lo fanno semplicemente per lavarsi le mani come Ponzio Pilato. Quando invece vi dicono andate da quello specialista specifico, molte volte dipende dal fatto che gli dà una percentuale, ok? E quindi quello smette di studiare e non dà più le risposte e fa quelle che dalle mie parti si dice la famosa visita del dottore.
quando i medici ancora venivano a casa, perché adesso i pediatri non vengono più a casa, li devi minacciare, perché se un figlio con 40 di febbre o con qualsiasi patologia ti dice che devi andare nel suo studio medico dove ci sono altri 10-15 bambini che hanno le peggio malattie, no? Ok? Quindi non ci vengono a meno che non li minacci. Se no, una volta facevano una visita del dottore, arrivavano a casa, si dicevano, te lo guardavano in 5 minuti e se ne andavano, ok? Cosa fa male? La gola, guardavano la gola e andavano via. Se tu invece chiami a casa quell'altro, che nel frattempo è diventato un pediatra a pagamento privato, lui sa che alla fine della giornata, dopo la visita, prenderà 50, 100, 150 euro, quello che sarà. Quindi quando arriva a casa, tu gli dici, mio figlio ha mal di gola, ti smonta tuo figlio pezzo per pezzo. No? Ti guarda la gola, ti guarda le orecchie, te lo fa spogliare, ti guarda la circonferenza cranica, toracica, ti fa la spirometria, cioè te lo ausculta, ti fa tutto, ti fa una visita completa. Perché? Perché soprattutto se a casa c'è la mamma, le donne sono terribili, okay? Quindi se lui sa benissimo che quando uscirà da quella porta, se avrà conquistato la mamma facendogli vedere che ci teneva suo figlio, facendogli tutte le possibili, no, gli esami, avrà conquistato quella mamma, e lui sa che nel giro di mezz'ora quella mamma avrà chiamato altre 10 amiche e avrà tessuto le lodi di quel medico, e quindi lui ci avrà non solo quel cliente, ma ci avrà tutta una serie di altri clienti e pazienti automaticamente, e quindi lui alla fine del mese mangia. Se invece lui, uscendo da quella porta, dimostrerà di non essere preparato e di non aver fatto una visita per bene, automaticamente avrà perso quella, e quella parlerà male di lui con tutte quelle che conosce. Okay? Quindi si è invertita la cosa. Quello che era bravissimo si adagia e diventa un medico assolutamente dozzinale. Quell'altro che non era particolarmente bravo, ma in base alla selezione naturale, no, di Darwin, no, per sopravvivere è dovuto diventare più bravo. Questa è la cosa fondamentale. È una cosa tragica, ma molto spesso è così. Adesso cercherò di ricordarmi, se mi ricordo, abbiamo scritto le altre domande. Allora, la cacciata, quando pensa la data per il 10 marzo? È data che manda via i bambini? Allora, il 10 marzo, esattamente come è successo l'11 di settembre, successivamente all'11 settembre, dobbiamo vedere quello che succederà. Io faccio l'avvocato, non faccio il mago, come dicevo altre volte, per cui io devo prendere atto di quello che accade e in base a quello dire che cosa dovremo fare. Ci sono persone che mi hanno iniziato a chiedere ad agosto che cosa avremmo fatto, a chi avremmo dovuto fare i ricorsi contro le multe e quanto sarebbero state elevate le multe. Io ho dato delle risposte, ma ho sempre detto aspettiamo le multe, perché innanzitutto loro devono capire come fare le multe, devono mandarci, devono sapere cosa scrivere, perché poi bisogna saperle fare, nel senso che devi scrivere anche a chi devi fare il ricorso e contro quali termini. Quindi non è inutile che ci stiamo a far scialle la testa, vediamo che cosa succederà. Quindi anche il 10 marzo, vediamo che cosa succederà il 10 marzo, io non posso sapere cosa succederà, perché come è successo l'11 settembre ci sono stati comportamenti diametralmente opposti, diversi, da scuola a scuola. Ci sono stati dei dirigenti scolastici che in maniera assolutamente aberrante hanno fatto dei provvedimenti, alcuni telefonando a casa a non portare tuo figlio, no, tu chiami la tua amica, la tua amante al telefono, a me mi scrivi, e non mi scrivi una lettera, mi scrivi un provvedimento amministrativo. E devi farlo bene, perché sennò ti faccio ricorso al TAR e, come è successo, l'abbiamo visto prima, magari ci danno anche ragione. Okay? E poi magari, se io ho ragione, oltre a farti la richiesta di risarcimento danni, magari ti denunciano penalmente per abuso d'ufficio. Perché se tu, per esempio, come è successo, mi fai trovare degli insegnanti davanti alla scuola o le bidelle, piuttosto che magari talvolta anche le rappresentanti di classe, quindi altre mamme, che con l'elenco dei bambini non vaccinati davanti alla porta non faceva entrare la gente, quello è innanzitutto è un abuso da parte dell'istituto. C'è una violazione della privacy, per cui denuncio tutti quanti per violazione della privacy, perché loro non potevano, non dovevano sapere chi erano i bambini non vaccinati. Sono sensibili. Cioè, sono dei dati sensibili. La legge sulla privacy prevede che siano dei dati sensibili, e innanzitutto i dati sanitari sono i dati più sensibili. In questo caso appartengono anche a dei minori, quindi sono al massimo livello di sensibilità. Più di questo, di sensibili, ci sono solo i dati segreti, no? Da parte dello Stato. Ora, non possono saperlo, non possono sapere solo i soggetti che sono depositari all'interno dell'istituto della tutela e del trattamento dei dati sensibili, e vanno trattati in base alla legge sulla privacy. Non è che si fanno le telefonate, si mandano le letterine, le mail, così. C'è un modo per farlo, che io non ho detto in questi mesi, continuo a non dire, perché a distanza di mesi ancora c'è gente che non ha capito che cosa deve fare, e non posso certo essere io a dirglielo.
perché io su quello mi attaccherò per cercare di far valere i diritti di quelli che sono gli associati, no, e delle altre famiglie. Però dovete capire che noi siamo di fronte a gente che è talmente ignorante che solo il fatto che cadesse il 10 di settembre di domenica ci ha messo da maggio fino ai primi di settembre, cioè hanno messo più di 3 mesi solo per capire che il 10 settembre sarebbe stato domenica e che quindi doveva procrastinare domenicamente all'11. Stiamo parlando di persone che hanno cercato di studiare, tipo la regione Emilia Romagna, e di fare delle linee guida per le scuole specificando che cosa dovevano fare, di qua, di là, sotto e sopra, e poi per esempio sono caduti dicendo che il termine ultimo era quello del 10 di ottobre per il deposito per quelli che erano 6-16, no? Mentre invece era il 30, cioè gente che, cioè neanche la BC. Quindi vediamo che come si comporteranno, in base a quello che faranno loro noi cercheremo di adeguarci. Non posso essere io a dirlo prima perché uno, non posso capire effettivamente tante volte che cosa alberga nelle menti di certi soggetti, perché qualche volta è veramente difficile, me lo posso immaginare, però ci saranno comunque dei comportamenti estremamente diversificati da una parte rispetto all'altra. E poi torna sempre il discorso, per chi ha seguito le nostre linee guida, se non abbiamo fatto in tempo, e torniamo a quello che diceva prima il Signore, cioè se non mi hanno prescritto quell'esame, come devo fare? Molte famiglie l'hanno fatto privatamente, spendendosi i soldi. Ora, gli esami anticorpali alla fine con un 100-150, te, 200 euro al massimo te la cavi, quindi alla fine ci riusciamo tutti. Gli altri ci sono esami che sono molto costosi. Quindi, se tu non me li passi attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, secondo me in maniera illegittima ed illecita, come faccio io se non ho le potenzialità economiche per farlo? E questo è un altro punto di discriminazione, perché da una parte la legge ti dice che tu puoi avere delle esenzioni se fai certe cose, da quell'altra però loro ti impediscono di farle, discriminando, dandoti, come ti discriminano anche per esempio con il fatto da 6-16 ti dicono paghi le sanzioni, però le sanzioni sono persone magari che non se lo possono permettere. Uno che c'è soldi dice, ma sai che faccio? Io ti do lo schiaffo morale, io neanche ti faccio un po', neanche ci perdo tempo con te, arriva e la pago. Non tutti possono fare questo, e questo è discriminatorio in un paese normale. L'Italia magari non è un paese normale. Che altre domande c'erano? Iter giuridico per la materna, vabbè, quando uscirà poi l'iter giuridico? Allora, per la materna, per l'iscrizione, dobbiamo vedere, perché ci sono per esempio alcune scuole che lo fanno solo in via telematica, e quello in via telematica la prima cosa da vedere è se si può alla domanda, innanzitutto bisogna vedere che tipi di domande ci sono, e io ripeto, faccio l'avvocato, non faccio il mago, dato che sono diverse da scuola a scuola. Prima avevano scritto, c'era scritto se uno era vaccinato o non vaccinato, per esempio un bambino che abbia fatto anche solo un ciclo di vaccinazioni in teoria è vaccinato, non è che ti posso dire di no. Se tu mi dici è in regola o non è in regola, allora è un altro discorso. Però se tu mi metti in regola o non in regola, mi devi mettere anche una terza opzione, che quella sia l'esonero. Oppure l'esonero, per esempio, se io ce l'ho, l'esonero e il differimento lo metto come in regola, se no ci devono essere altre voci. Quindi bisogna vedere che voci ci mettono. Alcuni siti internet ti permettono di bypassare la domanda, cioè se tu non rispondi nulla, riesci comunque ad inviare la domanda. E quindi se uno non vuole rispondere, non risponde. Io ho sempre detto che non bisogna mai dichiarare il falso, assolutamente, mai. Casomai uno dichiara apertamente quello che è. Se non c'è un sito internet, se le scuole sono private, eccetera, eccetera. Però non è telematico. È cartaceo, si manda la domanda cartacea. E a fronte di una domanda cartacea di iscrizione, loro devono rispondere. Non è che devono rispondere a voce, non te l'accetto. Ti devono mandare un provvedimento che ti deve anche spiegare il perché. E deve essere un provvedimento amministrativo che deve essere fatto con la forma e seguendo le linee del procedimento amministrativo, perché lei come si alza la mattina ti manda una letterina. I genitori fino al 10 marzo non devono mettersi in regola, fino al 10 marzo in teoria no. Poi mettersi in regola, in realtà fino al 10 marzo c'è tempo per iniziare quello lì, perché non è detto che debba anche finire, perché poi quella è una questione tempistica che non è dato. Allora, il direttore scolastico non ha, e questo non perché lo dico io, lo dice anche la logica, ma lo dicono anche tutte le circolari che sono uscite, non ha alcuna competenza a sindacare quello che gli viene depositato. E fortunatamente alcuni TAR hanno anche detto questo. Cioè, nel momento in cui io ti deposito il documento, noi perché abbiamo sempre sconsigliato di non depositare niente? Perché se tu non depositi niente, automaticamente gli bypassi il problema della privacy. Invece se tu depositi qualcosa con la forma della doppia busta giusta, innanzitutto lo può aprire, lo può vedere, lo può trattare, lo può inviare, solo chi è tenuto a, chi può trattare i dati sensibili e con le modalità di trattamento dei dati sensibili, eccetera, eccetera.
Quindi questo è un primo problema. Se loro riescono a superare questo primo problema, non saremo noi a dirgli come, subentra il secondo problema. Ti devono fare un provvedimento amministrativo, ma il provvedimento amministrativo deve rispettare una serie di regole. Bisogna saperlo fare. E nella stragrande maggioranza dei casi fino adesso non li ho visti fatti bene. Che poi tanti ne hanno ragione o meno, quello purtroppo dipende da tanti fattori. Però fino adesso di atti amministrativi fatti bene, francamente, non li ho visti. Secondo quello che dovrebbe essere il provvedimento amministrativo vero. O perché sono scritti male, o perché non hanno seguito la filiera che dovevano seguire, o perché mancano di alcune motivazioni, cioè ci sono, non hanno seguito altri presupposti che dovrebbero essere previsti. Quindi sono molti fatti male. Vediamo, perché in quel momento ti devono rispondere, ti devono dare una risposta. Soprattutto quando è cartaceo. Poi, chi è che diceva la ragazza delle suore? Le suore stanno cacciando i bambini non vaccinati. È stesso discorso, cioè io ti presento una domanda, tu però mi devi dare una risposta. Ma lei non accetta proprio. Non accetta la domanda. No, lei non può. Non può non accettarla. È vero che quella è una scuola privata, se fosse una scuola pubblica non potrebbe non accettarla, perché io ti denuncio. I bambini non vaccinati non li accetta. Bisogna fare raccomandata scritta che tu devi andare a vaccinare per forza. Vuole una raccomandata che ti impegni a vaccinare. Io, ma infatti il problema è proprio questo. Cioè, è discriminazione. Assolutamente sì. Se uno si legge l'articolo 3 della Costituzione, penso che si sa qual è. Il problema è che loro non hanno la minima idea. Guarda, io non sono molto allineato, diciamo, con la filiera della Chiesa ufficiale, però posso dire questo. Esattamente. E questo è ancora più grave. Il problema qual è? È che per esempio quando c'era Giovanni Paolo II, e parlo di diritto, non parlo di chiesa, Giovanni Paolo II fece una circolare, chiamiamola così, nella quale invitava i fedeli a non sottoporsi a vaccinazione con quei vaccini che fossero stati elaborati con i feti di bambini abortiti. Ok? Non è stata ripetuta questa cosa ultimamente. La Chiesa ufficiale, non parlo di alcuni parroci eccetera eccetera, purtroppo non ha ribadito questo concetto, peraltro. E poi una cosa che è ancora più grave secondo me dal punto di vista della Chiesa, delle suore, parroci eccetera eccetera, che secondo me è un istituto confessionale che fa appunto riferimento a una dottrina, che sia quella della Chiesa cattolica, che sia anglicana, che sia musulmana, che sia quello che è, proprio per il semplice fatto di fare riferimento a una confessione religiosa dovrebbe avere una maggiore attenzione a quelli che sono i diritti degli altri, molto più in teoria dello Stato. Il fatto che le suore non abbiano quella pietas che dovrebbe essere fondamentale, che può mancare per esempio in un dipendente dell'anagrafe dello Stato civile o del catasto, ma dovrebbe essere insito automaticamente chi ha fatto una scelta di vita di fare il prete o la suora, francamente lo ritengo piuttosto grave, e io direi anche in faccia. Ma secondo me dovete cercare di fare qualcosa, come dicevo prima, di mettere su in piedi qualcosa di alternativo. Se avete bisogno di consulenze giuridiche, di consulenze di altra natura, mi chiamate, o i vostri referenti, chiamate anche direttamente me, e vi daremo le indicazioni su come creare delle forme di associative per poter bypassare il problema delle scuole, trovando delle persone che vi tengano i bambini, trovando delle strutture, dei locali che siano idonei, mettendovi perfettamente in regola con l'altra dal punto di vista dei locali eccetera eccetera, con la normativa, e facendo le cose vedrete che i vostri figli saranno avranno la possibilità innanzitutto di stare con gli altri bambini esattamente come gli altri, ma avranno probabilmente degli insegnanti molto più accorti e molto più attenti alle loro esigenze di quanto non siano gli altri. Questo è un po' sicuro. Perdonate una breve interferenza, francamente non riesco a capire come mai un preside di una scuola può richiedere che un bambino sia vaccinato e un genitore non può richiedere al medico che il vaccino sia sicuro ed efficace. È una certificazione stessa. Grazie. Usciamo, poi se qualcuno vuole fare qualche domanda fuori una volta uscita, la voglio ringrazio e vi ricordo la seconda puntata di questa serata, venerdì prossimo 26. Grazie. Se non facciamo la faccia mi manco io.